oppure di casa in altre porte, di davanti. Cioè, gli altri gambi del cane. Ma di dietro si cannucce meglio. Che ho fatto? La via mia, che ho fatto? Sui due vecchi. Si dice le segnale pure. Chi sta con il segnale, lui ci dice le segnale pure. Sì. E alla porta del Belvedere, capisci? E così va attaccato a giù. Alla chiave di là. Tu non attaccarsi, cala aveva attaccato. No, l'attaccava chi di caglia della casa. Ah, chi della sì. Casa, Perfetto. Nonno, allora ripartiamo da capo. Hai 24 anni, allora dove eri? 24 anni nel 44 ero qua a Sant'Anita, ero prigioniero. Non mi ricordo se con 1.43 che era prigioniero, ma io con 1.43. 1.44 ero libero qua già, a Santa Ninfa. E mi sono dato da fare per dare l'esame della testa di laurea e mi laureavo, 1.45 mi pare, se non ricordo male, 1.45, ma mi pare che 1.45 o 1.46 mi laureavo, perché non lo so, non lo so c'è scritto, non lo so. Non mi ricordo. 1.47 fece l'esame di procuratura alla Corte d'Appello a Palermo e poi mi iscrisse all'albo della procuratura. Prima era scritto come praticante, poi come procuratore e poi allo 50 mi iscrisse come avvocato, all'albo dell'avvocato. E dopo partiste a Modena? E poi veniva a Modena, prima in polizia, poi mi venne qua. Poi veniva in polizia, cioè veniva in polizia, poi veniva a Santa Ninfa quando veniva la polizia e poi mi tornava a Modena nel 52, mi maritavo. E stasse quanti anni a Modena? Con Greta e 7-9 anni. Poi dopo e fu quando insegnasse francese? No, francese poi. Un 64 veniva a insegnare francese, un 64-65. Ho capito. O 65. E sette fino allo 76 a insegnare, 12 anni. 12 anni. 12 anni. 10 anni insegnavo francese nelle scuole medie. E gli ultimi 2 anni insegnavo elementi di diritto all'economia nell'istituto di cose. Dove uscivano perite elettriciste, perite edili, perite chimici, capisci? Sì. Che studiavano giurisprudenza un anno solo all'ultimo anno, al quinto anno. Perché possono essere ingegneri che avevano fatto dentro l'esame d'abilitazione, io siccome mi aveva detto già in pensione, aveva fatto la domanda che non mi poteva niente chiudo di fare cassiera. Allora tu ormai c'hai 30 anni in pensione? Minchia, 30 anni fisi, che sono in pensione. Ora, ultimo. Sono tanti, eh? Qua a fine settembre faccio 30 anni. Minchia, ci hai fatto un bel tutto così al governo. Mi firo un culo tanto a dire facendo insegnante a scuola, a spese me qua a benzina. Pigliavo la benzina a spedire per gli paesi nello scuola. E mi sono usato che avevo fatto 100 anni. 100 anni, madonna. E già vedi quanto stipendio ha pigliato. A gennaio? A gennaio. Un 5 gennaio. Siete longevi, siete. Ma che longevi, sì. Ma quasi mi faccio 50 anni, non schifo, mi faccio 52. E non c'è, pigliamolo a carte, se vedi, da poco pigliamo di mia madre, non a carte, non a carte c'era, se non c'è verità c'era. Infatti è tutta la carte vecchia, campare tutti 98 anni, 99 anni, tutti quando a Napoli quando uscivo io che avevo 99 anni. Madonna. A 100 anni forse un Gesù che è morto, poi veniva in Grecia io morto. Ed era medico, si maritava a Napoli. Tanto quando ci comunicassero, poi ci sarei maritato con una bella donna di Napoli. Poi ci mandavano fotogrammi, cioè. Non
crocifisso. Non approvo, tuttavia sospetto il fatto compiuto. Sono domasito della notte, che era maritato con la sola di Menando Ancio, a casa. A Sant'Antonio a Campana, 49 anni pure, lo so, tutti 98 e centenari quasi era. Però le figlie no, le figlie vorranno arrivare a 80, 87 anni, 80. Invece ci si fa un nudo con le figlie, manco da dire butto. Ah. Ma che fa come tu mi pigli a mia mezzo padre? Sì. Veramente sogno bene. Non sei capito lo che hai specialmente. Ma questo è stato il primo pezzo dell'intervista col mio nonno.